Ciao a tutti amici, benvenuti in questo video di oggi. Oggi vi farò vedere come si vota dall'estero al referendum costituzionale del 4 di dicembre. Ok, passiamo subito all'unboxing e alla votazione. Allora, abbiamo questa lettera che abbiamo oscurato il mio indirizzo così, però è la lettera che mi è arrivata. Al suo interno ci sono i seguenti fogli. Allora, un certificato, questo qui. Allora, certificato elettorale per la partecipazione al referendum, bla bla bla, stati, ripartizione, America settentrionale, centrale, Stati Uniti, autorità consolare, certifica che 24 consolare di... Allora, istruzioni. Complimenti per l'ottimo acquisto e grazie. Avvitare il trapiede modulare all'intercapitine C e poi prendere la scheda elettorale, aprirla e esprimere il voto. Allora, prima di tutto c'è questo, il pappardello da leggere. Per cosa si vota? Votando sì, l'elettore esprime la volontà di approvare la votazione. Votando no, l'elettore esprime... Qua abbiamo le istruzioni, che io però le ho già lette. Poi abbiamo referendum costituzionale che andremo a porre un bel... Ok, ho apposto già il voto e non vi ho fatto vedere. Allora, poi ripiegare la scheda elettorale e inserirla nella busta bianca piccola. Questa busta. Sigillare la busta bianca piccola e inserirla nella busta preaffarancata bianca. Ritagliare la linea tratteggiata separando il tagliando elettorale dal certificato elettorale. Allora, ritagliare il tagliando elettorale. Ritagliare il tagliando elettorale. Risigillare la busta inserita nella busta grande preaffarancata. Allora, sigillare la busta piccola e inserirla nella busta grande preaffrancata. Ritagliare la sulla linea tracciata separando il tagliando e trovare dal certificato. Quindi tagliare qui, olè. Inserire nella busta preaffrancata il tagliando elettorale. Allora, mettiamolo questo qui dentro, così. Sigillare la busta preaffrancata grande e spedire all'ufficio consolare. Olè! Finito! Questa non c'è bisogno di un francobollo, basta metterlo nella buca da lettere, arrivare al Consolato Generale d'Italia, 4000 Pons de Leon Boulevard Ste 500 Cora Gable Florida. Allora, per il momento è tutto, ecco come si vota all'estero a queste cose italiane. Ci vediamo la prossima volta, ciao!